Amici della box, buonasera, Armando ai microfoni. Siamo ai prati di Vezzano nella palestra per assistere questa sera a una serie di incontri che organizza il consorzio Little Box con il team della Spezzina e Stiava ADS Box. Questa sera vedremo 7 incontri che fra poco partiranno e si disputeranno nel dilettantismo. Ancora match importanti con nomi illustri che vedremo e scopriremo lungo la serata che scorrerà. Siamo reduci dei campionati regionali di Genova, dove abbiamo visto emergere i campioni del momento, Costarelli nel professionistico e insomma la box continua a trainare e continua a dare i suoi risultati. Siamo alla fine dell'anno, questa è una chiusura e si tira un po' i risultati di quello che la box può offrire al settore del pugilistico. Signori e signori, buonasera e benvenuti alla manifestazione del candidato organizzata dalla Pugilistica Spezzina con gli sponsor Tecnico Show SRL, fornitore di utensileria ed attrezzatura per l'industria, Paolo Di Oro e Gioielleria, Argenteria, Orologeria e Riparazione, Competenza e Cortesia, Ristorante Pizzeria Fratelli d'Angelo, via del Brione, La Spezia, Digital System Audio e Video di Corrado Lanocchia, impianti elettrici, fotovoltaici ed antenne, via della Croce 2, La Spezia, La Primula, confezioni di Massimiliano Logli, abbigliamento uomo e donna, Conship Italia Group, La Spezia Container Terminal, Banca Credit, via Carpenino, La Spezia. E siamo supportati per quanto riguarda la sicurezza dei ragazzi, la dottoressa Silvana Delfino e Franco Attolini, direttore dell'incontro. Mario Lamattia, Giuliano Gonzini, Domenico Rutignano. Ora assistiamo alla chiamata del primo incontro, che dovrebbe essere Castillo Antonio contro Pieri Lorenzo. Primo incontro della serata, arbitra il signore Lamattia. Abbiamo già presentato l'inizio della serie, chilogrammi 56, incontro sulla distanza delle 3 riprese di 3 minuti ciascuno per la FIG Rosetto Lorenzo Pieri, angolo blu contro la pugilistica Spezzina, angolo rosso Antonio Castillo. Ripeto, incontro sulla distanza delle 3 riprese di 3 minuti. Parte così il primo match. Fuori secondi, chiama lo speaker. È la prima ripresa. Vediamo la schermaglia della prima ripresa, sempre più pericolosa, bisogna studiarsi, anche se qualcuno si è già incontrato, si deve capire questi momenti più decisivi.
il primo approccio è quello che conta. Castillo lo vediamo che attacca subito prendendo il centro del ring, ma Pieri contrattacca. Castillo ha messo le corde del Pieri. La pugilistica Spezzina e la Little Box Consorzio si sono ancora uniti per continuare e portare avanti questi ragazzi. In fondo per loro sono queste giornate che diventano importanti per il loro cammino sportivo. Il dilettante è sempre importante per poi avvicinarsi al professionismo nel miglior modo possibile e capire che ci siano le doti da dover. Castillo comincia a premere. Vediamo, molto decisivo, non a mano aperta, la mantia richiama Castillo. Ancora Pieri Lorenzo che Castillo preme in fila dei bei colpi, ma anche Pieri si difende, non lascia niente al caso. Ancora questi colpi d'incontro molto pericolosi. Abbiamo una postazione leggermente più alta, fine del primo round, abbiamo visto la prima ripresa che porta i ragazzi nella dinamica della costruzione di questa, di questo match, cercando. Facciamo un bel applauso alla signorina. Ed ecco la seconda ripresa. Abbiamo così la classica valletta che fa girare il numero della ripresa che andremo a vedere, la seconda. Ci stiamo, diciamo, conformando un po' a livelli più professionistici per incontrare e dare quell'aspetto più bello all'incontro. Fuori secondi ha chiamato lo speaker, vediamo seconda ripresa. Ora la seconda ripresa è veramente una ripresa dove bisogna mettere a segno i punti decisivi per poter portare. Castillo sta attaccando in maniera pressante. 1-2, 1-2, qualche gancio molto corto e molto deciso. Anche Pieri si difende, qualche colpo d'incontro purtroppo capita. Ancora la mantia li richiama a stare più. Angolo rosso Castillo, Pieri angolo blu, ancora Castillo che riesce a infilare qualche colpo. Pieri si adagia sul corpo infilandosi. Ancora Castillo, 1-2, riesce a portare a segno, molto deciso il Castillo. Castillo non è italiano, però è da tanto che in Italia che milita nella pugilistica Spezzina, sono due fratelli e veramente si sta dimostrando un ottimo pugile,
proprio il fuso del sangue, lo vediamo come si muove, molto dinamico. Sentiamo le incitazioni degli allenatori. Vediamo anche Pieri che si difende bene, riesce a tenere il suo incontro. Si chiude sui guantoni. Seconda ripresa all'angolo Pieri, si chiude sotto i guantoni. La mantia dice di non tenersi. Pieri è un po' troppo chiuso, si abbassa con la testa. Gli dice la mantia di tenerla su, infatti. Fine della seconda ripresa, una ripresa molto interessante. Abbiamo visto ambo le parti la schermaglia e ora vedremo la terza ripresa del primo incontro come verrà giudicata. Terza ripresa, Miss Yvonne che porta il cartello. Siamo pronti, fuori secondi dello speaker. La mantia è già pronto al centro del ring, via per la terza ed ultima ripresa. Qui si decide l'incontro, i presupposti per ancora. Castillo attacca subito Pieri reagisce attento alla testa. Molto decisi, questa è una ripresa dove bisogna mettere in piazza tutto quello che si ha. Potrebbe essere risolutiva, ma bisogna anche cercare di spuntarsi i punti necessari per poter arrivare in fondo al giudizio che sarà espresso dai giudici a bordo ring. Vediamo Pieri che è leggermente fermo. Non ha più movimenti brillanti, ma Antonio Castillo, che della pugilistica spezzina, sta cercando di guadagnarsi punto a punto. Domina l'incontro al centro del ring, spinge Pieri alle corde. Vediamo che Pieri sta subendo, muovendosi sul tronco riesce a schivare qualche colpo, però vediamo che è molto stanco. Chiama fatto andare Pieri dal dottore, ma probabilmente ci sarà un po' di uscita di sangue dal naso e
succede nei colpi d'incontro, qualche colpo dice può terminare, vediamo il ragazzino, sono 56 kg, elite seconda serie, elite seconda serie, non spingere Antonio. Siamo ormai in fondo alla ripresa, terza ripresa che porterà il vincitore, uno dei due. Non vogliamo sbilanciarci, insomma abbiamo visto già che ci sono determinati presupposti per un angolo. Ancora Pieri, gli ultimi colpi molto un po' disordinati, però Antonio riesce a reagire, a controllare l'irruenza. Ormai colpi lenti, larghi, non porteranno nessun punteggio. Attendiamo il colpo del ring, del gong, per terminare così questa prima parte. E infatti termina così il primo incontro Castillo Antonio contro Pieri Lorenzo, che si sono disfidati, e ora sentiremo il verdetto degli arbitri. Inconfutabile. E ora sentiremo il verdetto. Commissario, vediamo i ragazzi. Attenzione, prego. Vince ai punti Antonio Castiglione. Non volevamo sbilanciarci, però ha dato dimostrazione di avere più risorsa di movimento e di azione sul ring, malgrado Pieri sia stato molto reattivo e ha dato molto contributo in questo suo match.